una stazione di sosta per viandanti dove il cibo mordi e fuggi evolve in esperienza di gusto. È diventato reale anche questo sogno di Nico Romito, che replica la proposta di Castel di Sangro, ma ne modifica l'abito all'insegna del colore. Dallo chef abruzzese 3 stelle Michelin, ecco dunque cibo basico, veloce a tutte le ore, ma all'insegna della qualità. Dopo le lunghe file consumate al Temporary Store Bomba, che aveva caratterizzato il Natale pescarese del 2020, e contemporaneamente a tutte le altre idee di Nico Romito, l'ultimo arrivo è a Montesilvano, ALT, stazione di gusto, sosta dolce e salata nel piazzale del benzinaio. Dal pubblico dei vacanzieri di Castel di Sangro, ora si arriva a quello quotidiano dei lavoratori e dei cittadini. Una nuova sorpresa targata Nico Romito. La nuova avventura è alta, Montesilvano, quindi con un concetto più permanente rispetto all'esperienza temporanea della bomba che abbiamo conosciuto da queste parti e soprattutto con anche un concept diverso. Vedo molto colore, vedo quasi degli anni 50 rivisitati in una sorta di architettura industriale e vedo tanto cibo buono. Sì, sicuramente è un progetto stabile. Abbiamo individuato quest'area nel periodo del secondo lockdown. Poi molto coerente al format ALT, perché ALT nasce proprio come modello per servire l'automobilista, per servire il passante. Infatti incide questo ALT a Montesilvano all'interno di un'area di servizio su una strada molto trafficata, un crocevia importantissimo, e dialoga ALT naturalmente con Montesilvano, con la città di Pescara e tutti i paesi qui vicino. Lei ha spiegato molto bene prima il passaggio apparentemente impossibile e da leggere in maniera diversa, cioè passare dal lusso, dal ristorante, dalle 3 stelle Michelin ad una concezione più popolare. La stazione di posta di un tempo era qualcosa di simile, cioè si viaggia, ci si ferma per mangiare, all'epoca si cambiavano i cavalli, oggi magari si fa benzina, però il concetto è quello, no? Di rifocillare il viandante. Ed è un percorso possibile, lei ha detto, solo perché c'è la ricerca che è data dal lusso. Sì, è un tema che qui ci lavoro da un po'. E faccio sempre l'esempio della Formula 1 e dell'ABS. La grande ricerca, l'ABS nasce in Formula 1, dove ci sono risorse economiche, professionisti, gente specializzata e dove c'è molta competizione. Una volta che è nato l'ABS, poi piano piano quell'ABS è diventato, oggi tutte le macchine hanno, pure le macchine di largo consumo, le utilitarie hanno l'ABS. Quando io parlo di che dall'alta ricerca si deve andare verso il basso, è un tema molto importante anche in gastronomia. Che vuol dire? Che io faccio nel mio laboratorio a Castel di Sangro, un laboratorio di ricerca, faccio le prove, faccio i test, faccio tutto un tipo di percorso. Ma una volta che io ho individuato e ho risolto un problema, e se quella risoluzione e quella novità può essere applicata a prodotti di largo consumo, io sto dando qualcosa in più a quei prodotti di largo consumo. Quindi quella ricerca crea dei benefici per tutti.